Ciao ragazzi, Ciao! eccoci qua. Allora, oggi secondo appuntamento con la nostra rubrica, la rubrica che va ad affrontare com'è il prodotto dopo un po' di tempo dall'utilizzo, quindi vari prodotti di tecnologia che abbiamo già testato nel tempo e vedere come va dopo uno, due anni qualcosa, insomma. Passato un lasso di tempo da quando ve l'abbiamo presentato, abbiamo detto riprendiamo i prodotti e vediamo quali realmente Esatto. stiamo ancora utilizzando, che funzionano bene, non hanno problemi, e quali invece abbiamo dovuto purtroppo accantonare in un cassetto per ovvi motivi di non funzionamento del prodotto. E quale migliore esempio della categoria IR Smart? Allora, qui andiamo, partiamo dal primo prodotto, amore a prima vista, prodotto sconosciuto, noi l'abbiamo testato circa 3 anni fa più o Sì. meno, non lo conosceva praticamente nessuno ai tempi, Possiamo dire che 3-4 l'abbiamo introdotto noi in anni, l'abbiamo Italia. No, inventato noi, l'abbiamo inventato. a parte gli scherzi, è vero, non ho mai Esatto. sentito parlare di quel prodotto. Anzi, No. quando ci ha contattato la società, perché ci avevano contattato per inviarlo, abbiamo detto: ma è uno scioglilingua? E Esatto. invece. E parliamo dell'IR Smart della Panama Lab. Panamalar! Grandissimo, grandissimo, un idolo. Cioè. Allora, nessuno, questo a distanza anche di 3-4 anni, tolto, rimesso, riconfigurato, cambiato televisore, Aggiunti prodotti, ci ha giocato top. il gatto, è successo di tutto, Marco ci ha lui. fatto la pipì Tutto, sopra. l'abbiamo schiacciato con la macchina. No, beh, questo no. Ma comunque, veramente nessun problema mai, mai. Si è sempre riconnesso, gli scenari li ha creati tutti. Si è configurazione con il televisore di vari marchi, qualsiasi, sempre funzionato. Veramente nessun problema. Un prodotto fantastico. Trovate sempre il video del test che avevamo fatto Sì, sì, qui nel sì, sì. nostro canale. Quindi, resistente, aggiornamenti software tranquillamente fatti senza alcun problema, funzionalità sempre al 100%, connettività perfetta e Semplicità di uso. semplicità di uso, E bravissimo. questo era l'inizio quando l'abbiamo acquistato, quando ce l'hanno inviato. Però, a distanza di tempo, abbiamo regalato questo prodotto al nostro padre, Esatto. perché lui ha problemi, è un ipovedente, e gliel'abbiamo montato in casa per poter comandare la televisione, la soundbar a livello vocale. E quando abbiamo installato il nuovo Panamalar, abbiamo riscontrato che è migliorato ancora di più. Dai. Cioè, il tempo che noi veramente abbiamo attaccato la spina, gli abbiamo inserito dentro la password del wifi e gli abbiamo detto qual era il televisore, si è connesso, ha fatto, cioè, veramente anche le routine da Ce le ha proposte lui direttamente, le routine si creavano, ogni routine la creava veramente in 3 secondi netti una cosa e abbiamo fenomenale. configurato tutti i canali in 20 minuti. Sì, a Tutti i esagerare, canali sì. del televisore. Sì. Cioè, adesso è riuscito a utilizzarlo appunto nostro padre che è ipovedente cieco appunto, ma senza alcun problema poi soprattutto, con Sì. anche una interfacciabilità con la nostra assistente perfetta. Veramente, voto 10 per me. Sì, 10 lode, Nella sua veramente sì. categoria è il migliore. Passiamo invece adesso alla nota dolente degli IR Smart. No, non fare così, dai, dai, puoi resistere. Vabbè. Marco è andato anche in terapia per un anno dopo quella giornata che abbiamo passato qui a casa e stiamo parlando del. Avete sentito? No? Stiamo parlando del Broadlink. Allora, noi siamo partiti con l'RM3 Mini, dopodiché abbiamo avuto veramente delle difficoltà immani già a connetterlo col wifi, una cosa veramente spaventosa. Penso che il video di configurazione sia quello che ha avuto più visualizzazioni, più commenti, più di tutto Sì. praticamente, ma Sì, una bella, Marones raspata sui esagerata, maroni cioè mostruosa. veramente. Noi siamo partiti con gli HC4EU per poi passare all'app Broadlink, siamo passati all'RM4 Pro, abbiamo avuto l'RM4, insomma, Le abbiamo tra provate tutti, tutte. sì, cioè l'RM3 Mini proprio assolutamente no. Adesso il Broadlink è nel cassetto, gli abbiamo fatto il suo bell'oculo, tant'è che la festa per noi del Broadlink è il 2 di novembre.
noi portiamo dei fiori lì davanti al cassetto e la rimane. Io manco quelli, sinceramente. No, è veramente... Però devo dire che l'RM4 Pro è già diverso. È stato un c'è stata un'evoluzione. Un po' più semplice. Ci abbiamo messo circa 3 ore per poter configurare... Intanto farlo riconoscere dal wifi, fare tutta la connessione. Dopodiché è partita la cosa delle scene, le routine e quant'altro. Quando ho cambiato il modem, ahimè, ho configurato tutti i prodotti che ho in casa, ma quando sono arrivato a quello mi sono fatto il segno della croce. Ho portato altri fiori al vecchio RM3 Mini, ho detto magari intercede. Devo dire che mi è andato abbastanza bene perché, non dico subito, dopo il quarto tentativo mi ha riconosciuto l'RM4 buono. Pro. Sì, rispetto ai 74 tentativi con l'altro. E alla fine sono riuscito a configurarlo, però ve lo dico sinceramente, non avevo voglia di ricreare tutte le scene, le routine, queste, quelle e quell'altro, ho detto accendi e spegni la televisione, per adesso va bene così. Poi dovrò configurare Sky, la soundbar, eccetera, eccetera, ma... Col tempo. Col tempo, quando magari vado in pensione mi ci metto. E cerco di configurarlo nuovamente. Al posto delle parole crociate. Mi faccio ogni tanto 7 verticale... Sky 1, 8 orizzontale, Netflix, Skills. No. E quindi è andata così. Allora, a noi dispiace veramente perché noi ci credevamo quando l'abbiamo acquistato in questo prodotto. È brutto anche, Perché cioè, era cioè, quello più pubblicizzato da tutti. Tutti gli youtuber impazzivano, è fantastico, è qua e là. Però cioè, non ti facevano vedere fino in fondo la configurazione, tutti. Invece noi abbiamo fatto quel video di 40 minuti, tipo, dove proprio nel dettaglio facevamo vedere tutti i problemi, gli errori, infatti. Abbiamo fatto anche approfondimenti sugli errori, sui problemi, sulle soluzioni. Però ragazzi, siamo umani anche noi. Alla fine io mi sono accontentato di quello che riesce a fare. Marco invece ha il Panama LAR, quindi lui proprio problemi non ne ha. E io per adesso accendo e spengo la tele. Va bene così per adesso. Poi quando verrò colpito da un fulmine, magari mi viene la voglia e lo vado a configurare del tutto. Quindi ragazzi... Voto del Broadlink dopo 3-4 anni. Allora, io il mio che ho adesso... Parliamo del Mini 3, parliamo sempre del Mini 3. Del Mini 3 allora voglio dargli un 2 di incoraggiamento. Proprio per il 2 di novembre. Per il 2 di novembre, così almeno c'è la copiata. No, veramente, cioè, quello... No, proprio... Se vi volessi male, vi direi sì, comprate il Mini 3 Mini, che non lo fanno neanche più. Chi vuole, scriva nei commenti... Broadlink RM3 Mini 3 e glielo inviamo, proprio glielo lanciamo. Sì, glielo regaliamo, cioè senza nessun problema. No, veramente è una cosa pietosa. Devo dire che invece il 4 arriviamo al 6,5, dai. Cioè, la rottura di scatole rispetto al Panama LAR è che ti devi mettere lì, regola tutto il telecomando, cosa che il Panama LAR non devi fare. Metti dentro tutte le scene, poi passale alle routine, poi... E alcuni scriveranno nel commenti, non è vero, io con l'RM4 ho preso il marchio del televisore e me l'ha impostato in automatico. No, il televisore che ha Michele non l'ha fatto. Siamo certi. È un LG, non ho niente di... Siamo certi al 1000x1000 che non l'ha fatto. Abbiamo fatto... i tasti devi configurare. Esatto, sì, perché non riconosce esattamente quel modello. Quindi non tutti i modelli sono riconosciuti, il Panama LAR no, invece. Senza... L'abbiamo provato su 3-4 modelli ha sempre fatto il suo sporco lavoro, tant'è che mio padre ne ha voluto un altro per il secondo televisore e adesso è festa di Panama LAR a casa dei miei, infatti sulla porta non c'è scritto più il cognome, c'è Panama LAR, cioè proprio lì abbiamo i loculi, qua abbiamo gli altarini al Panama LAR, la contrapposizione. Scherzi a parte ragazzi, queste sono le nostre considerazioni con tutto ciò che abbiamo testato sulla nostra pelle, le ore che abbiamo speso tra i due prodotti per poterli configurare e le votazioni sono queste. Cioè, poi per l'amor del cielo, ripeto, a noi è andata così, qualcuno di voi, come diceva Marco, dirà no, non è vero, è fantastico, funziona perfettamente, meglio per voi, siamo felicissimi. Sì, noi diciamo la nostra esperienza, certo, quello che ci sentiamo di dire, assolutamente. Ci vediamo ragazzi! Se la rubrica vi è piaciuta scrivetelo qui sotto nei commenti, vi mettiamo anche il link del Panama LAR e del Broadlink e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!